La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. Come è andata la settimana in tavernetta? Non noti, non so, noti niente. È un po' dell'asiatica. Tutto bene, un po', tutto un bene. È andato tutto bene. Ma da come non sanno può vedere come si è conciato? No, ma io non ero in tavernetta. Come non eri? No, io sono arrivato adesso. Ah, era sola allora? Sì, non so, almeno. Io non c'ero. Non si dice, non si dice. Non lo so, Piero, non... Però ti vedo, eri così tutta... Sì, sto bene. Poi sai che quando vengo qua io sto bene, mi diverto, mi piace, mi rilasso. Ricordiamoci, in questo momento siamo in diretta. Certo, buonasera, buonasera a tutti, ciao. Fisarmonicando, in diretta. Con... Originale. Originale, con Sandro e by Marco. Spieghiamo il perché dell'originale, dai, tu sì. Lo sai perché. Spiegalo tu. No, che... spiegalo tu. Non no, ti io non mi ricordo più. Ti voglio mettere alla prova, no. Dai. Perché nel maggio del 2004, sì. Insieme a un carissimo amico, sì. Dino Crocco, che Dino lo salutiamo, tesoro, Gio Dinone, tesoro. Nacque, un po' per gioco, un po' per scommessa, con l'editore Tacchino, che salutiamo, ora anche le figlie, Fisarmonicando. E da allora
siamo ancora qua. Non abbiamo più smesso. Benissimo. Sempre bello. Siamo andati a peggiorare ogni 14esima edizione. Ogni anno a peggiorare. 14 anni, non sono pochi. Certo, no. No, è un po' no. Come Dynasty, quelle cose lì. Sì, noi siamo un po' Dynasty. Infatti Sandro, io ti poi proporrò dei video di Sandro che era... aveva tutti i capelli bellissimo, sì. neri anche molto neri. Lanciato era stello. Devo andare a recuperare anch'io dei video ai tempi del grande Dino Crocco che fece il Palladium. Avrei piacere di recuperarli in qualche videoteca, chissà. No, chissà. Allora chiediamo noi, non preoccuparti. Dai. Chiediamo noi, ho piacere. Troviamo. Con i nomadi di Franco, attenzione, anzi saluto Franco Boffelli, un grande, mi ha insegnato tutto lui. Tanti anni con fa. Con le orchestre, tanti anni fa, quindi avrei proprio piacere di recuperare un video. Beh, chiederemo sì. A Mandi e a Manzo volentieri. Che noi conosciamo. Benvenuti a Pisaroni Canto, sempre lo staff, a Giorgio Pezzoni che noi ringraziamo, ricordiamo sempre che senza di loro non potremmo andare in onda. Grande questo Giorgio, certo, perché noi siamo al di qua, però c'è anche gente al di là. Quindi Michael Cagiada, Monica Gramegna, Tiziano, Cesare Beretta, tutto lo staff di Fisarmonicando e tutti coloro che poi propongono la nostra trasmissione alla messa in onda, quindi certo. Altre 7-8 persone. Quindi pensate, per un programma del genere, Antonella, stanno lavorando circa 15 persone. Quindi sembra una cosina così, ma insomma, lo diciamo, l'impegno è notevole. Quindi continuiamo, questo è un messaggio che voglio dare, e Sandro ne ha conoscenza. Seguite le emittenti regionali, certo. Perché tantissime è molto importante e si rischiano anche dei posti di lavoro, questo lo possiamo dire. Quindi seguiteci, sponsorizzate perché la pubblicità aiuterà a queste emittenti andare avanti, a continuare a vivere. E noi faremo Fisarmonicando fino a 200 anni. Ho detto una cosa giusta. Un applauso per Marco. Dai. Dobbiamo lavorare, quindi acquistate le fisarmoniche, andate a ascoltare Antonella, comprate i dischetti di Sandro, andate da Giorgio e comprate gli strumenti musicali. Bene, messaggio pubblicitario ce l'ho qua, ok. Detto questo, iniziamo con la musica. 333-533-9936. I numeri per whatsappare, per chiedere brani, per messaggiare, mandate per salutarci. Anche video, tutto quello che volete. Tutto quello che volete, qui è libero. Tutto libero. È strano sto ragazzo. È strano, però. Tutto strano. Ma sai perché? Perché è la ringiovanisce, sciarpa però. Ho mangiato sempre... qualcosa di afrodisia questa sera. Ok, sarà mica le scarpe. Always was. Hai le scarpe da ragazzino solite, sì. Peter Pan. Non sento Donny Camembert. No. Perché, cioè. Da ragazzino Peter Pan. Possiamo cominciare? Ok. Però Always was stasera. Always was? Sì, sì. Sai bene. Cos'è Always was? Certo, la primavera fa venire il Always was, di solito dicono. Sì, però ma qui non c'è stagione, non c'è stagione per... per i giovincelli. Dopo Daniele Ronda abbiamo Marino Salvetti, il Carnevale di Venezia. Marino, ciao, lui è un parente di Bus. Lui è un Bus. Lui è un Marino. Bus. Ciao Marinone. Poi Manuel Bellomi, una mazzurca alla Serpentina. E Katie Piva, grandissima Katie, una richiesta Scozia. E questo è bellissimo sto video perché c'è Massimo Andreotti con il... Kilt, l'ho visto. Pensa un po' che ridere. Adesso io, per carità, ma Gian Andreotti vestito normale e se non si può guardare. Col kilt è peggio di andare di noce. Noi maschi veri siamo proprio segati perché Andreotti col kilt è come vedere Gulliver che va a pescare, che già aveva gli stivali. Vabbè, ok. Si può vedere. Andreotti col kilt è una cosa allucinante.
Recuperare davvero un video, eh? Sì, noi siamo in diretta, eh? Ma io sto cercando dei video, pronto? Siamo in diretta, vabbè, il numero è questo. Il nostro editore, vabbè, ma lui... Siamo in diretta qui, televisiva. Siamo in diretta. No, naturalmente... Ma dove sei tu? Così lo passiamo, perché ho piacere di vedere come ero. Ma fa sempre piacere... Come eravamo? Rivedere i propri video dopo qualche anno, dopo tanti anni, comunque, in questo caso. Bellissimo. Una ventina, Antonella? Sono una ventina, direi. Una ventina? Sì, sì, anche sì. Un po' di più. 20, 20, no, 20 ci sta, 20, 20.
Cosa stai facendo? Cosa stai dicendo? Cosa stai parlando? Con chi stai parlando? Scusa. Siamo in diretta, non è che puoi fare. Siamo in diretta. Ti... Vabbè, ok, dai. Devi chiamare dopo. Ti... Allora, parliamo di Opera Prima, l'Accademia Musicale dei Quattro Vicariati, sì. www.operaprima.org, una bellissima scuola dove si usano esclusivamente fisarmonica e baimarco. Andate quindi su Facebook, anzi su internet, www.operaprima.org. E avrete tutte le notizie, i numeri di telefono, i recapiti. E vado a salutare Marco Zanfei, l'insegnante di fisarmonica. Molto vedo bene. Sandro, cosa sta facendo? Guardo più un pino grigio. Di chi è? La cantina? Camontebello. Che è vicino a noi. Bello questa bottiglia. La proprietaria si chiama Cristina Scarani. È buono questo qui, eh? È un Ollallorum. Sì. Un che potrebbe essere anche la marca di un vino. Certo, cioè, è buono. Ollallorum. Oi l'alloro. Che è buono, eh? Dici? Non lo so, non mi hai ancora fatto assaggiare. Adesso. Ciao Chris. Stappiamo. Grazie, stappiamo. Ricordati di portare bottiglie perché qui siamo a secco. Stapperemo. Sì, però anche una per me, una. Vabbè, chi devi salutare, Anto? Io devo salutare la mia amica Angela, la mia vicina di casa, Angela, che ci segue sempre. Poi volevo salutare Pietro e la Lori di Brescia. E poi posso salutare Giuliano e la Sonia di Groppello Cairoli. Io vado a salutare da Biancavilla, in provincia di Catania, gli amici che ci stanno seguendo e ci hanno mandato anche, sai, si rimandano adesso... Bellissimo, questi video, queste cosine, queste tutte cosine simpatiche. I GIF. Noi si dice... I GIF da noi erano un'altra cosa ai tempi, no? Quando ho fatto il boomerang. Ecco, questo mi manca. Ma io so che tu vai su Instagram. Io sono sì esperto di Instagram, sai che ho abbandonato Facebook. Tu hai Instagram? No, non sono Instagram. E mandi le fotette un po' in giro, ho saputo. Cioè le fotette nel senso, Instagram serve... Non mando le foto, metti le foto. Metti le foto. E poi puoi fare le storie di Instagram. Ah, ho capito. Dopo ne facciamo una qui in diretta, la facciamo dopo. Va bene, okay, sì certo. Va bene, insomma. Ciao Marco, la fisarmonica va benissimo... A fine mese non riesco a pagarti, no, questo è un amico, va bene. Tutto normale. Andiamo in musica? Sì. Allora, ci ascoltiamo un bel tango, Marco Romanet, Emotion. Grande Romanet, un mio amico Romanet. Sai chi ha scritto Emotion? Ciao Marco. Sandro Allario, grande. Io c'è un altro tango per Romanet, ho fatto sul disco nuovo. Grande. Oi l'allorum. Giuseppe Santamaria, la fisarmonica impazzita. Vado a salutare tutti gli amici della Sicilia. Giuseppe è tornato dal Canada, una bellissima tournée in Canada, come sempre, grande professionista. Grandissimo. Questo è innegabile. Sì. Grande. Okay. E poi, non so se vi ricordate, lui, il mio amore è lui, no. La mia vita è solo lui. Ma sentite, una canzone mai sentita? Ecco, ve la presento io, così è una novità questa canzone che si intitola Lui. Anteprima assoluta. Certo. Dalla voce di Antonella, bellissima. Facciamo anche un saluto a Baciocchi, mio amico Ottavio, il nostro amico. Non lo conosco io Ottavio. Ciao Ottavio! Chi è Ottavio? È un nostro Calde amico. Calde Cremuna. È giù soldi. Ciao Ottavio!
soffrire, ma solo vicino a lui batte forte il mio cuore. Io tra le braccia sue, le sue labbra sulle mie, e puoi fare ancora l'amore. Pensiero va e mi porta ancora là, nei suoi occhi blu come il mare. Lo so, mi tradisce, ma poi sa farsi perdonare. Ma questa notte poi ci incontriamo e poi la passione ci fa volare. Vedrai che non finirà, questo è il vero amore. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi quasi faccio il numero e suona libero. Scusa amore, un minuto è per dirti ti amo, senza te non resisto. Ci vediamo questa sera, amore, non vedo l'ora, torna presto. Vado? Siamo in diretta, Marco. Bentornati. Non questo telefono. No, perché mi saluta Federico Cabraz dalla Valle d'Aosta. Grande, grande Federico, abbiamo fatto i video su YouTube, successione, li passeremo in TV. Ciao Federico, ti abbracciamo, è un piacere. Ho visto la Filanda. Che... Dal vivo, dal vivo, la Filanda di Galassi, quindi passeranno naturalmente qua, perché sai, poi Michael fa i video, bello, eccetera, bello, insomma, bello, diciamo, bellissimo. Non indifferente. Non indifferente.
Che bel taglio. Ah, taglio nuovo, vedi. Un po' tutto, adesso vanno tutti questi... Carré. Vanno, non no, carré, sono no. Sfilati alla Farrah Fawcett, anni 70, non so se vi ricordate. Sarah Fawcett. Farrah Fawcett. Ma tu sai quante Sarah Cosce ho negli anni 70? Io le conoscevo, Sì, Farrah, com'è che si chiama questa qua? Farrah Fawcett. Ah no, Cosce. Okay. No, che facevano le Charlie's Angels, se la ricorda, capito, lei era la biondona con la bella... Ti ricordi, Giorgio, Farrah Fawcett, che all'epoca, certo. All'Alorum. All'Alorum, certo. Stiamo degenerando, ragazzi, no, io manco da un po', e qui vedo che si degenera, ma il pubblico vuole... La simpatia, certo. Mica così... Questa sera andrà in onda il prossimo brano? Sì. No, basta, no, c'è un po' di allegria, no? Anche perché uno allora, può... il prossimo brano lo dedichiamo alla tua mamma? Sì. Perché arriva Paolo Bertoli con Chiquitita. Sì, mia mamma, lei è patita di Paolo Bertoli, innamorata di Paolo Bertoli. Facciamo una foto in diretta. Ci facciamo un selfie, vai. Poi Castellina, una cortese richiesta, il valzer della gallina, no, vai. Quella cancella, ne facciamo sì, un'altra. Un'altra. E poi andiamo in pubblicità. Vai, va bene. Così vai Michael. A tra poco. Può fare due selfie. Scusatemi, io faccio gli affari. Sì, va bene. Thank you.
il valzer della gallina, coca, coca. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni.
riparazioni, interventi in negozio, domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Andate, guarda che siamo in diretta. Siamo in diretta, ma ci facciamo i selfie. Posso fare un saluto? Voglio perché salutare Lorenzo di Ponte dell'Oglio, certo, che ci segue sempre. E io, ah, che bella questa. E io vado a salutare Lorenzo Colombi, bella, e Giorgio Villani insieme a Claudia. Bella questa, bellissima, questa è bella. Tienila. E io invece voglio salutare la mia amica Sara di Podenzano e anche il mio amico Carlo e il mio amico Silvio di Godiasco. Voi continuare a mandare, continuare a mandare, continuate a mandare i vostri sms al 335339936. Bellissimo, vabbè, bellissimo. Qualche errore ci sta. Va bene, va bene. Senti, hai novità di Fisarmoniche, che questa vedo che è stupenda, la nostra Abarth. Beh, l'abbiamo proposta per la terza settimana perché sì, è un modello esclusivo, molto bella, molto particolare, quindi... Il suono è fantastico, Abarth, perché? Perché questo spinge veramente, molto naturalmente bella. In quarta per la musica da ballo, sta funzionando come la regina. Mi piace moltissimo. Sì, è particolare, sì, deve piacere, a me personalmente piace. Bravo. Piace. Molto bello. Questi aggeggini bello. Cosa sono? Questi aggeggini qua sono dell'amico Corradini di Brescia che... Ti ha omaggiato, li fa lui quindi? Li fa lui, sono dei capolavori secondo me, io lo vado a ringraziare, ha fatto questo modello piano e cromatico, bellissimi. Quindi grazie, grazie, ci segue tutte le settimane, persone che ci vogliono bene. Bellissimi, bellissimi. Quindi li ringraziamo. Complimenti, certo. Ti omaggiano di queste cose, fa veramente Dimenticavo, piacere. Devo salutare ancora una mia carissima amica, Anna e Luciano di Godiasco. Stavo dimenticando, perché poi mi sgridano, mi vedono, tu mi saluto, tu eri là, non mi hai salutato. Hanno ragione. Saluto anche la mia zia, saluto, e la mia mamma. Posso fare una foto, me lo permettete, Giorgio, stasera me lo permette una foto? È agitato con... No, di con quello che accade... Ah, bellissimo. Sì, certo. Bello, oh, no. bello. Questo molto è quello bello. Che accade... Dietro le quinte. Vai, Giorgio. Bello, che poi... verrà pubblicato. Ok, andiamo bellissimo. In musica, dai. Andiamo in musica. Allora, una cortese richiesta, arriva Matteo Tarantino, il grande Matteo, Mascherina. Beh, anche questo è un brano che è Ollallero, parliamo. Ollallorum, sì. Altro che. Poi Enrico Traverso, Live con Florette. Siamo i Barracuda, se non erro, sì. E Cristian e Leo, una bella polca, Bye Bye Marco. La conosci questa? Sì, la conosco. Sì, è un successo, il nostro forse successo. Forse nel 1890 l'avevi fatto in televisione con... Sì, c'era ancora il bianco e nero. C'era ancora il bianco e nero. Non c'erano i 16 noni. No. A dopo. C'erano i due terzi. Mascherina! Le domande che, quanti dubbi, quanti se, restano nel mio cuore. Le risposte chi le sa, e col tempo e con l'età, saprò cos'è l'amore. Quante volte pure io, mi son perso in un addio, sotto la pioggia con lei. Le chiedevo che cos'hai, lei non rispondeva mai. Ridi, mascherina, ridi pure se ti va. Parlami del mio cuore, i tuoi occhi, la notte poi deciderà. Ridi, mascherina, che se hai pianto chi lo sa. Perché al cuor non si domanda, non si domanda l'amor. Quante le perplessità,
e i momenti d'ansietà quando non sai che fare. Per la strada te ne vai, cerchi ancora gli occhi suoi, ti senti già morire. Ma però comunque sia, è un gioco di magia, torna di nuovo il sole. E un'altra troverai, presto ti innamorerai. Ridi, mascherina, ridi pure se ti va. Parlami del mio cuore, i tuoi occhi, la notte poi deciderà. Ridi, mascherina, e se hai pianto chi lo sa. Perché al cuor non si domanda, non si domanda l'amore. Ridi, mascherina. Ridi, mascherina. E se hai pianto chi lo sa, perché al cuor non si comanda, non si comanda l'amore. Perché al cuor non si comanda, non si comanda l'amore.
Siamo l'esercito dei selfie. Na, 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 na. Vedi, c'è anche la sedia che fa. Sì, va, tutto automatico, tutto automatico. Allora vi ricordo, per comunicare con noi, se sì, non saremo in grado di farlo in questo appuntamento, siete veramente in tanti, ricordate che siamo in onda in tutta Italia, quindi. Certo. Siete in tanti in questo momento. Eh, 3353 39936. Ma vado, è caldo? Com'è? Io mi giro un attimo il mio lato migliore, mia coscia migliore. Posso aspetta continuare questa con tutti i due? Scusa, sì, certo. Che tu sei la sera che fai foto. Ho capito, però io sto parlando un po'. E io mi scoscio, capito? Una cosa molto importante alla quale io tengo molto, sono i 16 milioni di persone che ci hanno visto in tutto il mondo. Certo, certo. Con quasi 11.000 iscritti. Bellissimo. Come dice Sandro, non www.youtube.com/fisarmonicando. Grande. Non è un canale sponsorizzato, quindi sono tutti reali. Abbiamo una media di 10.000-11.000 visitatori al giorno. Bellissimo. Sulle 300-320.000 persone al mese, quindi è una piccola soddisfazione. Una piccola emittente, certo, a livello mondiale. Bello, quindi, bello, bello. Vedi, sì, arriva dappertutto, insomma. Quindi, fisarmonicando all over the world, in tutto il mondo. Everywhere. Everywhere. Però scusami, perché sono andato a verificare il canale della fisarmonicando. Ah, scusa. By Marco Fisarmonica, il canale. Sì? Si chiama, sì. Non so, però io non lo vedo mai. Io te lo dico perché avevo sto dubbio. Ah, scusa, va bene. By Marco Fisarmonica, cercatelo su YouTube e ci sono tutti i video. Tutti i video. E tutte le trasmissioni. Bellissimo. In streaming. In streaming. Cioè, noi in questo momento siamo in diretta streaming in tutto il mondo. Cioè, che non è da tutti, cioè, voglio dire. Sandro? No, lo so, lo so. Io provvedi che verifico le robe perché... Cioè, vuol dire che noi da qua partiamo, abbiamo tutti i cavi che arrivano... A New York, e via. Capito, nell'Illinois. Passando da Bobbio. Sì, da Oriol Sirio. Andiamo vabbè, in musica. Giusto, in tutto il mondo. Allora, facciamo il momento Amarcord, come lo chiamo io. Drucchi, questo è un grande. Questa era stupenda. Beh, grande Gian Piero Anelli, lo salutiamo per il nostro pavesino doc, Drupi. Questo è un grande. Era bella davvero, bellissima. Baciocchi, che qua. Sai che Drupi adesso va solo a pescare e basta, fa le gare di pesca. Sì, sì. Non fa più concerti, sì, no, qualcosa. No, basta. No. Va a pescare e basta. Qualche ospitata, perché dai. Drupi, se non erro, è vero. 71 anni, 72 anni. Ah, complimenti. Non vuole dire una cavolata, complimenti. Ma anno più, anno meno, ancora una voce sì, incredibile. Certo. Interamente certo, live nei pochi concerti. Bellissimo. Mi ricordo, ricordi bellissimo, voce bellissima, pezzi stupendi. Poi andiamo dal toscano, Riccardo Ambrogini e il Bandoneon, o il Bandoneon, sì, non bene, so, sì, sì, poi sì. Graziano Piccinelli, una bella mazurka, Pamela. Ciao Graziano. Ciao Riccardo.
Ciao Drupi! Da bandito che ho vinto tutte, ho perso un po', ho fatto pugni con gli amici e con Dio, le ho date anch'io, casini assurdi, amori senza pietà, ci ho messo dentro l'anima, nelle mie vene come rabbia che va. Attraversato tenerezza e follia, bruciando giorni con un lungo respiro, mi guardo in giro. Va tutto bene, andava bene così, e all'improvviso è crollato. Thank you.
Centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Eccoci qua, siamo quasi giunti alla fine di questo. Adesso dobbiamo mangiare qualcosa però, Sì, adesso apriamo il vino, brindiamo. Sì, ho fame, non ho ancora mangiato qualcosa. Niente stasera. Tu mi hai detto, vieni qui prima che dobbiamo mettere a posto, fai di qua, ce dobbiamo mangiare anche una pizzetta, niente sì, stasera. Ma forse noi ogni tanto ci dimentichiamo che siamo in una diretta televisiva, cioè non è che... Sì, ma tu la sera che fai foto, io Antonella qui, Siri... Insomma... Cioè, diglielo anche te. Siri... Ogni tanto ci lasciamo un po' andare anche noi, insomma. Anche Antonella, perché Antonella voleva mangiare un risottino. Sì, un tartufino, un funghetto. Sì. Adesso magari. Adesso andiamo, io ho fame. Le facciamo veloce così. Adesso ho fame. Posso fare un saluto? Come vuoi. Allora, volevo salutare tutti i volontari, i ragazzi del gruppo Anime Randagie di Bovalino, che è questa associazione che aiuta i cagnolini randagi. Perché nel sud Italia purtroppo c'è questa piaga, insomma, di tantissimi cagnolini abbandonati, più che al nord, ecco. Quindi loro si danno da fare, cercano di salvarli come possono, siamo in tanti in questo branco. Avevo presentato anche il calendario. Avevo presentato il calendario l'anno scorso, poi arriverò magari prossimamente anche quest'anno. E quindi niente, il messaggio è adottate, 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 perché un cagnolino vi riempirà la vita. Siccome sono un po' appassionata. E poi non solo, non si vede. I cagnolini, gli animali in genere sono molto anche sono molto più fedeli di alcune amicizie, soprattutto uomini, di alcune persone. Questo alla grande. Non ti tradiranno mai. Sei alla d'accordo, grande. Sandro, che sono un cagnolino grande bellissimo. Marco. Sì. E ti dà le soddisfazioni che forse... No, sai come si chiama il mio cagnolino? Sono frasi il mio cagnolino. Vai Marco. No, non è vero. Ma è vero quello che sto dicendo? Sì, è vero. Non ti tradiranno mai. No, assolutamente. Io ho visto un bellissimo video su YouTube, non so se l'hai seguito, di un ragazzo che ha avuto un incidente, l'hanno portato al pronto soccorso, questo è visibile su YouTube, e tu pensa, Giorgio, questo cagnolino è stato per 12 ore davanti all'entrata del pronto soccorso. L'hai visto? Visto poi sì. Gli hanno aperto le porte automatiche e questo cagnolino è salito nel lettino del proprietario, del padrone. Quindi la cosa
fosse un uomo questo non lo farei. Ma no, ma che concludo. Le persone abbandonano. Sono frasi fatte, no, però questo è stato un video che mi ha veramente commosso. E non si riesce, cioè si riesce a capire perché l'uomo purtroppo fa cose peggiori, però come puoi far male, proprio anche ferire fisicamente gli animali, no? Cioè i cani, così vedi cose bruttissime, quindi non voglio solo parlare di cose belle. Amate quindi gli animali. Tutti i volontari, un abbraccio a tutti i volontari che si danno da fare anche per aiutare gli animali. Amate gli animali. Bene, musica? Certo. Andiamo ancora al momento Amarcord. Beh, questo, ragazzi, quanta gente si è baciata, si è abbracciata, limonata, eccetera. Piccola Ketty, Pooh, chi si ricorda? Io per me ci siamo anche baciati una volta su questo pezzo. No, ascolta, io all'epoca no, le limonate non le prendevo, io facevo già le carpi rosca, tutte quelle cose lì, cioè sei rimasta. Il mojito. Noi avevamo già mojito. Non ti ricordi il Tucano? Tucano 1 e 5? Sì, mi ricordo. Un saluto al zio Greg. Ero io il DJ. Un abbraccio. Appunto, quindi ci ricordiamo. Comunque io andavo già mojiti lì. Io limonate. Va bene. Vai, poi. E poi Lorenzo Colombi con Fiume Azzurro. Ciao Lorenzo, bell'uomo, grande. Lucio Battisti del futuro, uguale i baffettini, uguale. Tu ti ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi, ed il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere, a chi di notte andava bene. Piccola che ti, capito che carezzandoti ti hanno tradito, e alle tue mani ha rubato il calore, pensi conquista in un'ora d'amore, in questo mattino di grigia boschia, di colpo deciso di andartene via. Piccola che ti, vai vai, piccola che ti, vai, vai, piccola che ti, vai, vai,
ragazzi, siamo giunti al termine. Eh sì, però è stata bella la questa avventura, questa avventura insieme. Spero di ripetere a presto, se tu mi inviti. Tornerai, tornerò? Sì, tornerò, magari lascio spazio ai giovani, ovviamente, ma io... Prossima settimana, molto se non volentieri. Ero, ci sarà Martina. Bene, bene, roba, benissimo. Roba fresca. Certo. Giusto. Giusto. Per i giovani, per Mike, io sono non per i giovani, noi. Largo ai giovani. Non per noi, perché potrebbe ma anche essere... per chi guarda, insomma, è piacere. Non ci essere... interessa, non ci potrebbe interessa. Essere anche nostra figlia, hai capito, ma non bene. L'è. E quindi? No, non fraintendere, voglio dire, potrebbe essere anche nostra figlia. Certo, anche la mia. Antonella, quando tornerai? Dai. Quando mi inviti io lo sai che ci sono. Per noi, ci sono. Per noi è sempre un piacere perché certo. Sei colei che ha creduto in noi tanti anni fa. Grazie. Sinché continuerà, siamo amici da una vita, quindi. E sinché insomma, continuerà ci monitando, farai parte del nostro io so che hai tanti impegni, quindi dobbiamo organizzare. Sì, il nostro però pubblico, ci organizziamo, non è un problema. Mentre Sandro Allario ormai. Io non so se ci sarò. Cosa devo dirti? Cioè, Non so dire niente. Cioè, dopo 14 anni siamo insieme. Cioè, Cioè. Però volevo dire una roba io prima. Noi, anche io e Marco ci siamo baciati una volta con Piccola Chetti. Sì. In macchina, sì. Vedi era allora. Sulla sua macchina, lui non se lo ricorda però. Siamo baciati allora. Da con Piccola sì, sì, non ricordo. Era sul, sul sedile di dietro. Ah sì, ricordo. Adesso sì. Ti ricordo. Sai dove eravamo là in quel campo? Ai. Non ho capito. Sandro, non svegliamo. Okay. Non svegliamo. Vabbè, adesso non è che devi fare, vabbè. No, lo mai io sono, sai che io sono, sessualmente sono modernissimo, cioè voglio dire, siamo nel terzo millennio. Poi l'allorum. Poi l'allorum e basta. Giorgio Pezzoni, facciamo un applauso a Giorgio. Grazie Giorgio. Grazie di vero cuore, Pezzoni Music. Grazie. Via 26 aprile, un amico, questo è innegabile, insieme a Marco. Beh, anche mio figlio, insomma, che nonostante certo, tutto Michael Caggiada. Che ti sopporta. Da Monica qui. Gravegna, il nostro amico Cesare Beretta, la voce ufficiale poi fuori campo. Quel bell'uomo di Cesare Beretta. Esatto. E i tuoi accompagnatori, sì, 4-5. Io vario, lo sai che... Stasera sai con chi è venuta Antonella? Con Roblino? Sì. Sì, in bicicletta, l'ho visto io. Sì, col tandem, sì. Col tandem. Tanto, Roblino fa da parabrisi davanti, non passa l'altro. Hai capito Roblino? Perché l'altra volta c'era Martina, guai con Martina. Stasera guai con te. Oh, mamma mia, beh, sì. Certo. Cioè, salutate, lui vediamo la prossima, no, ci vediamo la prossima settimana. Bravo Roblino, bravo. Che fa lui? Fisarmonicando.